Rosario Alessandrello, storico presidente della Camera Commercio Italo-Russa e di Fondazione Italia-Russia. Siamo dietro il quadro che Putin, già il presidente della Russia, nella prima visita in Italia ha regalato alla Camera di Commercio. E quindi proprio due parole come vedi i rapporti l'Italia-Russia, come ha trasformato in questi anni. La tua visione che sei tra i massimi esperti italiani della Russia. Ma guarda, la storia dell'interscambio italo-russo è molto vecchio, viene addirittura dai tempi degli zar, è cominciato ai tempi con le pellicce, eccetera. Poi si è trasformato, il primo contratto di gas è stato fatto proprio nel 66, poi contro gli altri grandi nel 66, la Camera di Commercio si è fatta nel 64 appunto perché c'era già uno scambio intenso subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Comunque, e quindi c'è già una tradizione nell'interscambio italo-russo, ma a parte questo, per esempio, una delle cose che non si dice mai, ma che se tu pensi nel 1921 la Russia, l'Unione Sovietica, Lenin, fece subito un ambasciatore che mandò in Italia perché nella prima guerra mondiale lui si era accorto che l'Italia aveva dei mezzi, delle automobili che camminavano molto bene nel fango e nella neve, che quindi si adattavano facilmente al clima russo. E ha capito subito che la Russia aveva delle materie prime, il grano allora, e tutto, che l'Italia importava addirittura dall'America, per cui il costo, a parte il costo iniziale, era molto elevato per il trasporto. Perciò lui fece subito un interscambio con l'Italia, e se tu pensi che in Italia c'era un governo Giolitti con il ministro degli esteri Sforza, ed è nato il primo contratto di interscambio veramente di una certa rilevanza, fatto da un nobile conte Sforza, Lenin e Giolitti. È nato così, Capito. quindi da lì il 21, poi ed è stato incrementato fino al famoso 24, quando è stato fatto il trattato di Rapallo. E poi da lì è andata avanti fino praticamente Poi infatti mi all'inizio della ricordo Seconda Guerra ancora Mondiale. su anni 20, Anni 20, 30, 30, anche nel 30, cioè poi c'è stato. l'importatore di Esatto, petrolio. no, è cominciato a essere importatore di petrolio soprattutto nel dopoguerra, Dopoguerra si gas e può. dopoguerra, la Seconda Guerra Mondiale. La Russia è stata la prima che dopo la Seconda Guerra Mondiale i danni che avrebbe dovuto pagare l'Italia alla Russia. Se li fate dare prevalentemente in merce, e da lì è cominciato di nuovo un intenso perché l'Italia era avanti su alcuni settori, soprattutto per esempio nella lavorazione della cellulosa, per cui la Russia gli serviva la cellulosa, i fertilizzanti, la Russia aveva bisogno di urea, di fertilizzanti, insomma tutte queste cose. E contemporaneamente quindi l'Italia era molto più contenta a pagare in merce che non di pagare in valuta i danni di guerra. Chiarissimo, sì. Questo è sempre. Perciò l'interscambio è stato sempre molto solido dell'Italia. Si è rafforzato ancora, e questo bisogna dare atto, quando si è disfatta l'Unione Sovietica, quindi gli enti committenti che aveva la Russia, si è trasformato, gli enti committenti sono diventate praticamente imprese, che erano le cosiddette imprese privatizzate, ma sono state privatizzate alla russa. Cioè, ormai alcuni oligarchi si erano impossessati di tutte queste fabbriche, eccetera, e compagnia bella. La Camera di Commercio, esattamente, che era nata nel 64, si è trasformata nel 91, dopo la disunione dell'Unione Sovietica, si è trasformata invece in italo-russa, e la parte russa sono arrivate queste imprese, che, tra virgolette, erano imprese più private che pubbliche. E le imprese italiane, invece, le imprese italiane, le grosse imprese italiane del dopoguerra, che c'è del 90, dell'anno 90, perché nel 90 noi Quindi avevamo con la i Montedison, la Tirreni, Montecatini, la Montedison, Fiat. l'Eni, abbiamo come si chiama, le imprese di Stato, l'Eni, ma soprattutto in quegli anni lì c'era anche la parte chimica che era rappresentata non solo dalla Montecatini, non solo dalla Edison, ma anche da quelli dei tessuti, eccetera, la linea viscosa, tutti questi tessuti. Allora, tutti questi gruppi costituivano la parte di imprese italiane, poi c'era la parte russa, invece hanno fatto queste grosse
cominciava Gazprom, è cominciato che era una volta che, ministero, il ministero in quella da Lukoil, non parliamo dell'impresa del famoso oligarca che poi voleva vendere tutto alla ESSO, eccetera, cioè tutta una serie di imprese di un certo rilievo. Comunque, questo è nato nel 91. Perciò, quando è venuto qui nel 2000, cioè dopo che è finita la parte scorribante della Russia degli anni che vanno dal 91 al 90-91 al 2000, è arrivato Putin. Putin capì benissimo che uno dei paesi che non avrebbe, mentre lui conosceva molto bene la Germania, quindi sapeva con chi aveva a che fare in Germania, dell'Italia lui conosceva il fatto che era sicuramente un paese che aveva molte risorse che erano utili per la Russia e contemporaneamente sul piano politico non avrebbe condizionato lo sviluppo politico. Questo è il punto dell'Italia. L'Italia, cioè la sua debolezza per la Russia era il punto di forza. E infatti lui è venuto in Italia a voler conoscere la business community di quegli anni, cioè infatti gli anni e ha fatto il suo incontro al municipio, alla sala Alessi del municipio di Milano, è incontrato dalla Confindustria e tutte le maggiori imprese italiane del 2000, che molte di queste non ci sono più, già dalla Montedi. Infatti in quell'occasione ha regalato questo quadro, non so se si vede dietro, speriamo sì, quello lo facciamo dopo. Ho capito, ma diciamo così nel 2000 quando hai iniziato a fare... Questo è il tipo di impresa. No, mi interessava una cosa, ma tu potevi immaginare che ci saranno, perché c'era una sviluppo, collaborazione, la grande Eurasia da Lisbona a Vladivostok, tu potevi aspettare le sanzioni, potevi aspettare le sanzioni, la guerra fredda no, ritorno. Ma devo dirti, io però avevo vissuto, non da protagonista, ma abbastanza vicino ai protagonisti di allora, perché erano un assistente dei vertici sia della Edison che della Montedison, ti devo dire che praticamente mentre si trasformava la Russia sono spariti tutti gli enti committenti di Stato con l'Unione Sovietica, dalla parte italiana sono dati i grandi conglomerati della Russia, dalla parte italiana invece si è sbriciolata la grande impresa e sono arrivate tutte le piccole e medie imprese. Questa è la grande trasformazione. E le piccole e medie imprese non potevano più avere un mercato solo italiano. È evidente che avevano bisogno di mercati di blocco internazionale. E che se ne dica, mentre tutti gli altri blocchi, l'America Latina, ci sono di mezzo il mare, e lo stesso Stati Uniti c'è di mezzo il mare, e una che si arrivava per terra era la Russia. Quindi guardare a est è stato naturale per le piccole e medie imprese, soprattutto le medie imprese italiane, è stato naturale. Quindi per me accompagnare questo progetto, questo processo di piccole e medie imprese italiane sul mercato russo è diventato abbastanza naturale. Ecco. Solo che l'Italia non aveva né la capacità finanziaria delle imprese, queste piccole e medie imprese, di poter investire in Russia e creare unità produttive. Infatti, mentre si è arrivato nel 2013, che è stato il massimo dell'interscambio, si è arrivato ad avere circa 400 imprese che avevano fatto almeno una fattura in Russia, sul mercato russo. E invece i tedeschi hanno fatto 5.000. Bravo. E in più i russi, le unità produttive dei russi, degli italiani sono circa 70, 60-70 unità produttive. Invece noi, i tedeschi hanno 5-6.000, questo è il punto grosso. Ma perché? Perché intanto appunto era più vicino geograficamente, ma soprattutto bisogna dare atto che il rapporto che c'era, perché qui nessuno si riesce a capire, Merkel e la Merkel, Angela Merkel e Putin possono parlare, litigare contemporaneamente o in russo o in tedesco. Lo so, infatti l'elemento di lingue secondo me funziona bene. E capisci? No, poi lui era stato, aveva vissuto per 2-3 anni in Germania, quindi conosceva anche il popolo tedesco, conosceva bene l'industria. E lui ha chiesto subito. Però gli piace anche l'Italia, ha detto. Gli piace molto l'Italia, perché sa che l'Italia è un paese che non condiziona politicamente. Cioè, la Germania, lui no, si è accorto. Non so fin quanto non condizionare. La Germania, adesso lui si è accorto benissimo che 5-6.000 imprese tedesche, eccetera, la Germania ha fatto l'OPA a tutti i paesi dell'est, per cui l'ha fatta all'Ucraina, come l'ha fatta la Polonia, come l'ha fatto alla Cecoslovacchia, alla Slovacchia, l'ha fatto all'Estonia, Lituania, l'ha fatto ai paesi.
balcanici come le baltici, l'ha fatto anche la Russia. Quindi hanno una vera e propria, ormai gli interessi sono tali alla Germania che può difendere una parte o l'altra, che sono elementi che possono essere di debolezza o di forza con i russi. L'Italia no, l'Italia non, cosa vuoi che se ne va a difendere i baltici, i paesi baltici, o difendere la Polonia, la cosa, e perdere il mercato russo? Cioè è evidente che per l'Italia il mercato russo è di gran lunga più interessante che non gli altri mercati. L'ultima fase, gli ultimi due anni, questa è la cosa più importante, con le sanzioni, una cosa molto strana, ma non tanto strana se si guarda analiticamente, è che adesso sì le imprese italiane hanno capito che sopportare il 30% di dogane sui prodotti non è possibile se non invece non russificano i prodotti. E quindi da due anni c'è più gara all'investimento in Russia di quanto non ci sia alla sola esportazione. Questa è una trasformazione. Quindi le sanzioni, e i russi giustamente hanno capito questo, aiutati anche dai corpi intermedi come noi, come la Camera di Commercio, hanno capito che la possibilità oggi di investire da parte degli italiani in Russia è diventata stranamente, ma non stranamente, più facile e più necessario di quanto non fosse prima, quando c'era un commercio aperto con dogane molto basse. Ho capito. Interessante, vabbè, visto che abbiamo iniziato con Putin, finiamo con Putin, che è l'ultimo incontro che ha fatto Rosario Alessandrello con Putin, è stato dicembre 2016 a Pietroburgo al Forum di Cultura, dove ha fatto anche il presidente russo un regalo in Russia. Al presidente russo? Sì. Sì, abbiamo regalato praticamente la tavolozza dove dipingevano i due Benoit, padre e figlio, di cui poi il figlio Nicolas è stato per ben 30 anni praticamente in Italia ed è stato uno dei maggiori scenografi dei teatri italiani, oltre che di tutti gli altri teatri internazionali. E poi Benoit padre è molto famoso ancora in Russia, ed esiste un pezzettino del museo di San Pietroburgo, del palazzo d'inverno di San Pietroburgo, dove ci sono raccolte tutte le scenografie maggiori di due Benoit, sia il padre che il figlio. Quindi avere la tavolozza autenticata e con alcune scenografie di Benoit è stata una piacevole sorpresa da parte del presidente Putin. Grazie Rosario, quindi abbiamo iniziato con Milano e Mosca Quadro, abbiamo finito con Benoit e San Pietroburgo, ti ringrazio e grazie per amore per la Russia. Grazie a voi.